Ciao a tutti amici di Ghost Hunters Italia, bentornati sul canale, qui con me oggi c'è Gre. Ciao. E oggi abbiamo un ospite, ovvero Lorenzo, che è un iscritto, ciao, che è venuto venire con noi a provare l'esperienza. E dove siamo? Siamo tornati ragazzi nella fatidica Villa Giulia, che l'altra volta ci ha riservato un'ospitalità, un'accoglienza un po' pesante, ecco, però non dovuta ai morti, ma probabilmente a dei vivi che erano qua a chissà fare cosa. Questa volta mi sembra abbastanza tranquillo, anche perché lungo il viale praticamente per arrivare alla villa c'è un disastro, cioè ci sono non so quanti alberi giganteschi, abbiamo dovuto improvvisarci all'arrampicatore di montagna per arrivare fin qui, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Allora, adesso ci troviamo nel salone principale, quindi dove c'è il camino, vedete che c'è il camino della villa, e cercheremo di trovare nuovi riscontri, vediamo, abbiamo Speedbox, RF, K2, quindi vediamo un po' cosa riusciamo a trovare questa sera. Riusciremo a sentire ancora di nuovo le voci di bambini? Chi lo so, lo scopriremo. Detto questo, ragazzi, seguiteci in questa nuova avventura nel mondo dell'ignoto. Andiamo. Ok ragazzi, abbiamo iniziato ufficialmente l'indagine, quindi questa volta probabilmente andremo a vedere, no Glenn, anche l'altro edificio che l'altra volta purtroppo non siamo riusciti a vedere per forze maggiori. Iniziamo l'esplorazione e l'indagine. Allora, qua ragazzi c'è la finestra aperta però, quindi potrebbe essere che rileva appunto il... Anzi, c'è una cosa, richiudiamola, così magari entra meno freddo. Allora, noi non siamo qua per disturbare né per far del male, siamo solo qua per cercare un contatto, di comunicare con delle energie, se sono ancora presenti. Noi abbiamo degli strumenti. In ogni caso l'energia potete prenderla da quelli, hanno delle lucine verdi, gli strumenti che abbiamo a disposizione, abbiamo anche le torce. Lorenzo qua è nuovo, non c'è mai venuto, quindi non siate, siate curiosi ma con calma. Esatto. Perché noi non vogliamo fare niente di male, gli strumenti che abbiamo non vi fanno del male. Quindi potete interagirci con totale tranquillità, se volete, a noi farebbe piacere. Quindi la mia domanda è, c'è qualcuno qui con noi che vuole interagire o manifestarsi in qualche modo con un rumore? Se sì, potete toccare quegli strumenti che hanno in mano Lorenzo e Glenda, per favore. Hanno delle lucine verdi, se ci interagite li fate illuminare. Uno può anche suonare. Se ci sono dei bambini che mi stanno ascoltando, prendeteli un po' come se fossero dei giochini. Hanno delle luci molto colorate se li toccate. Sensazioni? Io però sono tranquillo. Anch'io. Dietro di me, dei rumori dietro di me. Sembravano quelli di prima, tra l'altro. Perché ragazzi, prima di registrare sentivamo... Tra l'altro là ci sono dei vetri per terra. Sentivamo come dei passettini che calpestavano qualcosa. O della carta o... Comunque dei vetri, sembrava. Sì, tipo carta, sì. Però carta per terra non è vero. Sì. C'è qualche anima di qualche bambino? Ci
Ci fate sentire la vostra voce? Noi siamo venuti qua per ascoltarvi. E perché siamo curiosi, oltretutto. Solo io ho sentito un rumore, strano. Ah, ok. Tum, 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 tum. Sembra di sopra. Sento, continuo a sentire. Anch'io, dei movimenti. Mamma mia, che colpo, porca vacca. Dici che era traffico? Da lontano? Quello... Tu l'hai sentito? Sì, ho sentito. Cosa secondo te? Non lo so, non lo so. Però è strano. È rotto, sì. Raga? È appeggiato. Sì, ma rosso? Non era da lontano. Secondo me. Ah, ok. Allora. Sembrava quasi nel vento. Sì. Ha lampeggiato di rosso 3 volte. Il rosso è quando aumenta la temperatura. Questo è un motore. No, questa è una moto, è okay. Un motore comunque. Senti? Sì. Rosso, eh? Non è normalissimo. Cioè io sento un'aria fredda allucinante, come fa a essere rosso? Come integra la temperatura? Infatti devo solo dire quella cosa lì, cioè mi sarei aspettato no, che la temperatura si abbassasse. Appunto. C'è qualcuno qua davanti a noi? Se sì, può far suonare ancora lo strumento o quegli altri due? Passettini verso sinistra di là. Ho sentito. Fai aprire le persiane davanti a noi. So che chiedo tanto, ma sarebbe bello vederlo. Spalancale le persiane. Spalancatele. Ci sono tante persone che non credono in voi, che esistete, che esistiate.
Chi è che ha fatto illuminare il mio strumento poco fa? Tra l'altro in rosso. Anzi, comunque se torno qua non lo so più, quindi non è una... È stato un caso proprio. Appunto, cioè non ha senso che mi prenda i gradi in più, cioè che si alzino. Ecco, adesso è blu, però adesso è coerente, va bene. Sì, da 40. Infatti ha fatto una tacchetta da e va. Esatto. Mamma mia, c'è un vortice d'aria fredda qua, allucinante. Esattamente. Se c'è qualcuno può fare illuminare questo strumento? Prova a parlare con quello, cioè nel senso con le luci. Sta facendo illuminare senza suonare, tra l'altro. Allora, se la risposta è sì, fallo suonare. Se la risposta è no, fai spegnere la luce. Facciamo così. Sei un bambino o una bambina? Spento. No, bene. Quindi no. Sei un uomo? Sì. Ok. Minchia, subito. Porca vacca. Sei qui davanti a noi? Perché lo sta continuando? Ok, gli fai la domanda? Sei qui davanti a noi? Sei in cucina? Ok, quindi ero sì. Possiamo venire in cucina? Ti dà fastidio? Se possiamo venire, puoi farmelo suonare ancora, per favore. Ha fatto illuminare, quindi è un no. Ma ti diamo fastidio? Tanto ci sono questi ticchiettini, però non vorrei che fosse la persiana. Il legno. Potrebbe. Probabile. Marcio. Si illumina. Ah, se possiamo, se ti va di comunicare con noi, puoi farmelo suonare lo strumento? Ok, grazie. Posso accenderlo magari? Possiamo parlare con la spirit box, ti va? Ok. Possiamo parlare con questo strumento qua? Se l'accendo possiamo parlare proprio vocalmente, ti va? Se sì, fallo suonare. Quindi non ti va? Se non ti va di parlare, puoi farla suonare lo strumento? Scusami se sono insistente, ma voglio capire. Ok, va bene, non ti va. Va benissimo. Se non diamo fastidio, noi continuiamo a fare un giretto di qua, magari di sopra. Così ti lasciamo tranquillo in cucina. Va bene? Possiamo andare di sopra un attimo?
Ripeto, possiamo andare di sopra un attimo, ci dai il permesso? Ok. Sì. Raga, rumori sì. Dalla cucina, tra l'altro. Sì. Dobbiamo andare perché magari... mi ha detto che non c'è la roba. Ti diamo fastidio? Se l'accendo lo stesso questo strumentino qui? Non hai sentito niente? Non hai sentito niente? Ah, era immobile. No, però magari no. Cioè, era un metallo, sembrava. Oppure era un colpo su qualcosa. Tu non hai sentito niente? Qua però. Di là. Non qua dentro, non so dove, ma era, non era proprio vicino. Era molto molto tenue. Sei in cucina? Non era qua dentro. Se sì, fai suonare lo strumento. Puoi anche usare gli altri due, eh? Si illuminano se ci interagisci. Oh, io provo un attimo a accenderla. Chi c'è qua in cucina? È l'antenna. Madonna quella. Ripeto, chi c'è in cucina? Io. Sembrato. Chi sei? Ok, sei un uomo, l'ho capito, ma come ti chiami? Vediamo il tuo nome. Come? Sembra una strada lunga. Quanti aerei stanno passando? Mamma mia. Che fastidio. Vabbè, che mi sembra di aver sentito un mugugno. Però questo aereo... Come ti chiami? L'anima che è in cucina, come si chiama? L'uomo. Ri? Non ti capiamo. Evan. Evan. Questa era anche una colonia dove c'erano fascisti, quindi può essere che... Ma sono presenti dei soldati qua ancora? Facciamo così, possiamo andare di sopra e dare un'occhiata?
e ti diamo fastidio. O vi diamo fastidio. Quanti siete? Tre? Siete in tre, me lo confermi? Un lamento di... Cos'è che hai capito tu? Niente. Ah, ok, non pensavo. No. No? Di nuovo ho sentito. Come era? Wow. No, questo, quello prima. Quello prima. Ma sì. Non mi sembra. Scusa, una donna diceva mostro. Dovrei ascoltare. Vabbè, facciamo così, noi andiamo di sopra. Se vi dà fastidio, fatecelo capire con un rumore forte, magari. Facendo illuminare lo strumento qui in mano. Facendo suonare quest'altro. Una vita di possibilità per farvi capire. Spalancando le persiane lì, come prima vi ho detto prima. Sei tu? Ah, ok. Noi veniamo sopra. C'è qualcuno qua al piano superiore? Sentito? No. Ma questo che si è mosso? Ah va? Beh, tipo... No, no, no. Se ero io, sì, potrebbe essere... Ah, sì. Aspetta. Sì, perché sono passata, l'ho sentito proprio. Se vogliamo. L'ho sentito proprio. Sì. Potrebbe essere. C'è qualcuno, può fare un rumore? Come questo? Ripeto, se c'è qualcuno può fare un rumore? Per favore? O può parlare? Raga, stanno passando una marea di aerei. Tanti. Beh, questo ora. Ci sono 5 minuti. Danno abbastanza fastidio.
Quindi non c'è nessuno? Qua sopra? Voi state bene? Tutto a posto? Normale, tutto tranquillo. Ok. Tu credi tutto ok? Mm-hmm. Porca vacca! C'è stata una vibrazione allucinante! Sembra dei vetri che tremano. C'è una porta chiusa, infatti. Non è aperto. C'è nessuno? Sto bagno è sempre stato pieno di... di detriti, invece non l'ho ripulito. Mamma mia, sto bagnato qua dentro. No. No, anch'io ho sentito un sospiro, eri tu? Non eri tu? Ma che era forte! Io penso che era lui, per quello non ho detto niente. Ce ne sarai stato tu, perché lui era in mezzo, magari più vicino, cioè. No. C'è qualcuno qui? Direi di sì. Cioè, era proprio... Sì. Ma gocciola da qualche parte? Impossibile. Che tutto... Mamma mia. Ah sì. Se vuoi mettere la mascherina metti la tua, non c'è problema. Perché ragazzi Lorenzo ha dei problemi, quindi non meglio prevenire che curare. Non... Così? No, sì. No, sì. No, beh, se vuoi spiegare lui cosa ha, per... però se, un po' di asma. È un po' di asma, ragazzi. Quindi per quello ho messo la mascherina. Un po' di umidità. Esatto. Chi è che poco fa ha fatto un sospiro? Tu sicuro non l'hai fatto? Sicuro 100%? 100%. Allora, cioè... il problema è che se te l'ha preso la telecamera, come al solito. Ma era così forte che è impossibile. Cioè, io ho detto, non ho detto niente, sarà lui dietro di me. Anch'io, io ti ho detto, infatti, sei tu. Sei stato tu. No. Io non ne sento neanche così. Cioè, non ci ho fatto caso. Non ci hai fatto proprio, non l'hai sentito proprio? No. Assurdo. Vero? Cosa l'hai sentito? Sta iniziando a attivarsi, mi sa. Sembra tipo un... però di sotto, forse. Chi è che sta facendo questi versi e rumori? Puoi interagire con questi strumenti con la lucina verde, per favore?
Beh, acqua questa. Chiunque sia stato a fare quel sospiro può rifarlo magari? Ce lo fai risentire? Ora io ogni tanto sento dei movimenti di là. Movimenti di là, sì. Tipo bassi, non lo so. Ma lievi, eh. Però mi sembra di sentire qualcosa. Vedi? Sì, sì. Che non me li immagino. Ancora. Sembra tipo quelli dell'inizio, sulla carta. Balla? Sì, no. Sì. Se non hai toccato la rotella, no. No. La mano no. In basso. Che non è normale. Vero. Sta tipo... Ha iniziato ora. Lampeggiando. Questa era acqua. La fatica è acqua. Questo no. 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 Questo no. Anche perché c'è solo qui. Infatti, quella non c'era altro. Ragazzi, non ha piovuto recentemente, quindi non gocciola nulla. Sta stanza perché è proprio lì. C'è un sacco di umidità. Ancora. Di là. Mossa. In teoria no, se non hai toccato tu no. No. Strano. Però quando fa così è pronto di riregolare. Ma scusate, no, no. Io ce l'ho puntata sulla gamba. Si è spento. Si è spento la torcia? Non riesco neanche a spegnerla prima, cioè non riuscivo. Non si accende più? No, tu sai come si accende, magari hai detto. Perché è rotto. Non ci ho fatto caso che ero sulla gamba, quindi ho fatto la sua vedere. No, è morto. Non si accende più, raga. Caricata al massimo stanotte, eh? Morta. No, abbiamo solo... Vabbè, ti devi sentire. Ma è... non è normale. No, certo. L'hanno presa. Vabbè. Ci sta. Glielho detto alla fine. Va anche bene. Bravi che avete preso l'energia lì. Allora ci capiamo. Allora fate illuminare lo strumento, no? Adesso che siete carichi. O fateci sentire il sospiro, una voce, qualcosa.
un rumore forte, usate l'energia per fare un rumore, per muovere qualcosa. Completamente andato. Ragazzi, ormai le conoscete le mie torce, cioè durano un bel po'. È veramente strano. Cioè, contate che quella di Gle è ancora verde. Cioè, è carica. Questa è proprio morta. E le ho praticamente caricate insieme, quindi... Vabbè, io direi che possiamo andare a vedere l'altro palazzo, l'altro edificio, anzi. Avuto anche dei sconti in giardino, per quello. Quegli strumenti. Odori strani. Dentro? Sì. La macchina. La macchina. State qua un attimo. State qua un attimo. C'è qualcuno? Ma secondo me non c'è nessuno. Un po' di tonfi. Solo io sento di bruciato. No, sì, c'è. Che l'ultima volta che sono stato qua non c'era sto di bruciato così forte. C'è nessuno qua dentro? Sembra la stessa persona. No, posso dire.
Abbiamo sentito dei rumori poco fa. Non avete sentito niente, voi due? Sembrava uno spostamento di oggetti, tipo tu. Ancora? No, no, non è qua. Vai di sopra. Adesso qua davanti. Ah no, c'è qualcosa che si muove per forza, raga. C'è tutta però per... Ma quelli sopra sono atomici, O c'è qualcuno? Al buio così. Forte. Non ha risposto nessuno. Ma di continuo. Non vogliamo problemi. Ci fai piacere la polizia? No. Polizia. Sì, però. C'è qualcosa. O è acqua. Cascata. Ma cascata. Scusa, non ti prendi. C'è nessuno, ma noi stiamo esplorando. Non vogliamo disturbare. Non vuoi? Disturbiamo? C'è qualcuno che è di sopra? Siamo qua in pace, non vogliamo creare problemi. Se diamo disturbo ce ne andiamo. Però rispondete.
Seba. Date un po' più avanti per favore, che non vorrei stare qua sotto. Grazie. Di nuovo. Allora è acqua. Qui, è lì, si cade lì, sì, è acqua. Ok, ah, sì, perché va sul metallo. Mm. Ok. Dai, grazie. C'è nessuno che vuole interagire con... con noi? No, io sono con lì. C'è qua un casino, entriamo in altra, troppo raro. Questo palazzo qua adesso è un po' peggio dell'altro, eh? Ma c'è tipo... c'è acqua dentro qua, anche qua dentro? No. E allora? Ma anche quelli giù di prima, eh? Tipo sembrano dei passettini nella stanzetta. Non è acqua quella. Ragazzi, è particolare questo... questo edificio qua. Queste gocce qua sono allucinanti. Sì. Qua direi di non andarci. Sotto tetto è tutto crollato. Esatto. Strano. Questa era la finestra dell'altra volta. C'è qualcuno qua che vuole interagire con noi? Qualche energia? Se si può... L'hai preso? No, sicuro che non hai mosso... C'è il prodotto addosso la torcia, no? Così, no, no. No, tipo se fai così, tipo così. No, no. No, perché c'ho la torcia in mano e questo è l'altro. Se qualcuno ha fatto illuminare lo strumento, può rifarlo, per favore?
so, me lo sono immaginato. Sentivo tipo come se qualcuno salisse le scale, tipo. Ho detto sta venendo qualcuno su. Senti. Sì, tu. Vero? Sì. Senti. Stasera niente, tranne per poco fa ha detto Lorenzo che si è illuminato, ma non l'ha più fatto comunque. RF proprio zero, stranamente, perché prova la spirito. Se c'è qualcuno può far suonare questo strumento per mano, per favore? Di già stupidata, mi sembra quasi i giubbotti come fai. Tipo ogni tanto mi sembra che nei momenti un po' lontani, mi sembra tipo. Mi sto riuscendo aiuto. Va bene, provo a accendere la spirito allora. Scusate, mi sembra. Chi c'è? Come dire, si chiama Roby? Roberto, Roberta? Ci sono dei bambini qua? Questo verso di chi era? Di un bambino? Di una bambina? Senti più le cose. C'è una scena. Come vi chiamate? Vabbè, ma stranissimo. C'aveva una cosa, c'è l'acqua così. No? Così. Ha fatto così. Come vi chiamate? Potete dirci un nome? Sofia. Sofia? Sì, mi sembra la bambina. Greta. Sofia, ho capito bene? C'è una bimba che si chiama Sofia? Bevila. Sì, bravo. Vero? Bevila. Così, sembra un verso stupido. Yeah. Io sono Lele. Sono solo un ricercatore.
Tu chi sei? Quello che ha detto chi è? Chi sei? Come ti chiami? Ivan. No, ti chiami Ivan? Era qualcuno di voi? Giuro. Mara. Vai. Vai. Vuoi che andiamo giù? Non c'è nemmeno la pizzeria. Oddio, è bruttissimo. Disturbiamo? Uscita. No. Uscita? No. A me interessa parlare con i bambini. Ci sono dei bambini? Ragazzi, mi chiamo Lele. Tu come ti chiami, piccolina? Ascolta, Madonna. Così. Ma gli uomini sono dei soldati? Sì. Via. Via. Dobbiamo andare via? Di là? Ripeto, dobbiamo andare via. Chi è che mi ha chiamato prima? Chiaramente, per favore. Volete che andiamo via, sì o no? No, no. Riesci a far accendere la luce fino al rosso? Lo strumento con in mano. Ha le luci molto colorate, è bello. È divertente farle illuminare. Oh, l'ha fatto! È un gioco! L'ha fatto, l'ha ripreso? La seconda. Sì.
Ok, rifallo, bravissima. Visto che non ti fa niente? È bello, colorato. Ci sono anche altri colori se vai avanti. Riprova. Non ti fa niente, eh? Ci sei ancora, Sofia? C'è qualche altro bambino? Non penso. Signora, lei come si chiama? Badava lei a bambini? E questa era una colonia, no? Va bene, fingeva di essere una colonia. Sto sentendo toccare sulla guancia destra. Quasi solletico. Se mi stai toccando la guancia destra? Giulio. Chi sei? Noi. Noi chi? Ancora, lo sento, sento solletico sulla guancia. Ti sento. Vorrei capire chi sei. Fastidio. Dobbiamo andare? Volete che andiamo via, sì o no? Cioè, mi vengono da grattare, cioè, tipo solletico. Tipo formicolino. Noi adesso dobbiamo andare via, abbiamo passato un po' di tempo. Ci fate un ultimo rumore? Mi fate illuminare l'ultima volta lo strumento? Ce l'ho in mano, eccolo. Ho anche quest'altro, sono due. No, 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 no.
la volta. Ah. Sembra tedesca, è perfetto, una voce tedesca. Ecco, è un accento. Ci sono tedeschi? Rispondimi in tedesco. Sì, ho detto una volta. Qua se ne senti in libertà. Wie geht's dir? Ti faccio un'altra domanda in tedesco. Wie heißt du? Wie heißt du? Qual è il tuo nome? Non ho mai capito. What's your name? Ho risposto, non so quello. Francese, no? Se lo sto prendendo anch'io, non sei francese. Gli volevo chiedere se è francese. Siete francesi? C'è qualcuno di francese? Questo sembrava un russo. Sì, anche un russo. No, no, mi sembrava proprio russo. O ucraino. Quello là, insomma, quello che mi sembra io. Sì, anche un russo. Brava, bello. Now? Now, sì, now l'ho sentito. Insieme di temie qua, di nazionalità. Deutsch. Questo era nitido. Questo era nitido. Deutsch. Tanto detto, insieme di nazionalità. È detto Deutsch. Deutsch. Deutsch, Franz. What else? Va bene, a me fa piacere. Per le risposte che ci avete dato, ci fa molto piacere. Adesso dobbiamo andare. Farò più che altro per la bambina un palo santo. Non è nulla di negativo, anzi, purifica l'ambiente e purificherà anche noi. Vi chiediamo gentilmente di non seguirci. Il vostro posto è qua, dovete rimanere qua. Sento che siete anime non negative, quindi. So che mi comprendete e mi ascoltate. Grazie ancora, vi ringraziamo. No! No! Cavolo! Arrabbiatissimo! Grazie lo stesso, grazie ancora. Ciao Sofia! Interessante questa sessione di speedbox, è stata veramente interessante. Adesso facciamo un po' lo santo al volo, nel frattempo concludiamo anche poi, facciamo la conclusione. Allora,
Anche sotto il punto di vista dei rumori, devo dire che stasera è stata molto molto interessante, perché soprattutto nella villa di là ci sono stati dei rumori abbastanza nitidi. Il top è stato il sospiro, sì, per quanto mi riguarda, spero che la telecamera... Ma è stato quello? Quello è un ragno? Spero... Oh, mamma mia. Madonna. Spero che la telecamera abbia preso quel sospiro, ragazzi, perché era veramente importante. E niente, poi oltre a quello, vabbè, siamo presi una mezza scaghetta per tanto il termine poco professionale, per l'acqua che colava in questo edificio. Ci siamo accertati piano piano che non fosse nessuno di pericoloso di vivo, e infatti era solo dell'acqua che colava. Con la spirit box, ripeto, mi fa piacere il fatto che abbiamo capito che ci sono più etnie, tra virgolette, più nazioni, più persone di nazionalità diversa. Quindi a volte sembrava tedesco, a volte sembrava quasi ucraino, russo, austriaco, non so, un po' strano, anche italiano, perché ci hanno risposto anche in italiano, per carità. E siccome questa era un'ex colonia, alla fine di epoca comunque fascista, ci sta che magari qualche soldato sia passato. Detto questo, nulla, io sto facendo questa cosa, non è nulla di negativo per voi, anzi tutto il contrario, purifica l'ambiente e purifica anche noi. Ripeto, questa cosa è importante, non seguiteci, dovete rimanere qua perché il vostro posto è qua, ok? Io vi ringrazio ancora, anzi noi vi ringraziamo ancora, e ci vediamo alla prossima. Amichevolmente. Tranne a quello che ho detto, no, che mi sembra un po' alterato. Anzi, questo lo tengo acceso finché siamo. Non lo diceva a noi. Sì, ma infatti. Spero, speriamo. Noi adesso andiamo giù. Non si accende. Non si accende, bene. No. Rimane su fisso. Ecco. Ok, fatto. Ho messo tre volte il tempo. Sinistra. Ok. Si è spenta. Si è spento. La torcia. Ah. Cioè, stavo andando così, si è spenta. Bene. Cioè bene. Cos'era? Non è mai che sto registrando. Era tipo un verso. Rimanete qua. Le energie che sono qua devono rimanere qua. Non seguiteci. Dovete rimanere in questo posto. Chiudi qua.